Ciao a tutti, sono Marian Mantuar e ho avuto l'onore di essere scelta dal maestro Firpo per interpretare la protagonista del cortometraggio Lambert. Era il mio debutto davanti alla macchina da presa e devo dire che è stata un'esperienza davvero straordinaria, innanzitutto per gli insegnamenti del maestro e poi anche per la collaborazione con tutto il cast e soprattutto con il mio compagno di avventura Paolo. Eravamo un bel gruppo di amici, ci siamo divertiti nel girare questo corto e spero che possa essere piacevole anche per voi. Un abbraccio, a presto! Bentornati, vi piacciono i film dell'orrore? Uno dei miei registi preferiti è Lamberto Bava, soprattutto per tutto ciò che ha prodotto negli anni Ottanta. Infatti, la storia di oggi si intitola Lambert. Buona visione! Tesoro, sono uscito adesso dall'ufficio. Mamma mia, sei pieno di lavoro in questi giorni. Comunque, tra mezz'ora il treno, arrivo tra un paio d'ore. Per cui, se hai sonno, vai a dormire. Chi dorme? Come chi dorme? Ah, non dirmi che stai vedendo ancora quel film, come si chiama? Marilyn. Mi piace troppo questo film. Anche a me, cara, ma sarà la quinta volta che te lo vedi in una settimana. A proposito, a che punto sei arrivata? Quasi alla fine. I due ragazzi stanno scappando, ma sono inseguiti dal demone che è uscito dalla TV. E che tra una moto verrà ucciso, cadrà a terra, mentre i ragazzi sullo sfondo continueranno a scappare. Dopodiché, titoli di coda. Così mi togli la suspense. Ma non farmi ridere, come se già non conoscessi il finale. Dai, ci vediamo dopo, buona visione. Grazie, amore. A dopo, baci, baci. Perché play? Oh.
Tesoro, pensa che stavo per chiamarti. Purtroppo il treno ha mezz'ora di ri... Ma è successo qualcosa? Paolo, hai mai visto il tipo di Marilyn fino alla fine? Ma certo, ma che domanda è? Bisogna sempre vederlo fino alla fine. Per esempio, La nonna porta, un bellissimo film, ma il finale è... No, intendo fino dopo la sigla. Beh, no, ma perché mi fai questa domanda? Non riesco a spegnere la tele, il demone si è rialzato, adesso sta venendo verso lo schermo, come nel film. Non lo sapevo. Secondo me lo fanno per fare più paura. Pensa che sadici. Non sto scherzando, Paolo. Ho anche provato a schiacciare il pulsante, ma la tele non si spegne. Sì, come The Ring. Ma piantala questa eccitazione, è tutto vero. Marina? Marina, ma che è successo? Marina? Paolo? Cara, ma cos'è da quell'urlo? Non lo so. Comunque, adesso la TV si è spenta. Ma tu quando torni? Te l'ho detto. Sfortunatamente arriverò fra un paio d'ore. Anzi, fra 2 ore e mezza. Per cui, se sei stanca, vai a letto. Del resto, te l'ho già detto e te lo ripeto per la seconda volta, se continui a vedere per 5 volte un horror nella stessa settimana, è normale che ti venga un po' di suggestione. E se il demone fosse in casa? Ma dai! Mamma mia, mi sento come quando da bambina guardavo gli horror e poi non riuscivo a dormire. Ecco, brava. Ti è mai successo qualcosa durante quelle notti? No! E allora possiamo dire che puoi dormire sani tranquilli. Ok, dai, non fare tardi. Dipendesse da me. Ci vediamo dopo e dormi. Ok, baci, baci. Marina? Ma che cazzo? Thank you.
Lambert è venuto fuori un po' di getto perché volevamo partecipare ad un concorso di cortometraggi con un altro cortometraggio che si intitola Vagnar Corvo nell'orrido mondo di Arbeit. Soltanto che mancavano ancora delle scene da girare a Roma e abbiamo deciso di realizzare questo cortometraggio che si basa su un mio incubo infantile. Io da bambino sono stato letteralmente scioccato, traumatizzato e segnato a vita dalla visione dei primi 20 minuti di Demoni, un film di Lamberto Bava, che è conosciuto e più come il regista di Fantaghirò. L'aspetto che mi terrorizzò letteralmente di Demoni fu proprio quello metacinematografico. Quindi non solo vedevi un film dell'orrore in cui succedevano cose estremamente cruente, ma comunicava anche un'inquietudine. Vedevi questi mostri, queste creature demoniache uscire dallo schermo cinematografico, uscire in Demoni 2 e addirittura dalla televisione. I fan della saga di Demoni, in realtà si compone solo di due capitoli, hanno aspettato per anni il seguito, che in realtà, nonostante i vari sequel apocrifi, non è mai arrivato. L'anno scorso un appassionato come me ha avuto l'idea di realizzare un fumetto immaginando appunto il terzo capitolo di Demoni, e esattamente come io ho fatto con Lambert. Il mostro è stato ideato da Reia stessa, la ragazza che lo interpreta. Infatti su Facebook avevo visto alcune foto dei suoi Halloween passati in cui indossava questo vestito bianco da sposa ed un paio di lenti a contatto bianche. Quindi questo aspetto mi ricordava molto il look dei demoni di Lamberto Bava. My experience during Lambert, it was quite nice. It was my first amateur movies. I think Fabio was inspired by my Halloween costume that I had. A few months earlier, I had a Halloween costume where I was a zombie bride. Fabio contacted me and said, "Hey, Rhea, do you want to play a demon or a scary zombie bride for a short film that I'm making?" It was a nice experience with the rest of the cast as well. It was quite quick. We were laughing a little bit because it was a bit funny to be scary all the time. I watched the movie after, or the short film. I watched it after and I was actually pretty scared myself, even though I knew what was happening. So I would say I was able to pull off quite a scary demon, which I'm very happy about.